A tutti sul mio canale di YouTube. Io sono Anna Luisa Corvaglia e sono specialista nel massaggio del viso, massaggio di riflessologia rimodellante. Sono 15 anni, sono estetista, terapista, massaggiatrice e ho ideato la mia tecnica di riflessologia facciale rimodellante e in più Viso Gym, la palestra per il viso. Ci sono diversi video già sul mio canale dove spiego tante differenze sulla cosmetica, su cosa usare, su cosa no. Ho pubblicato anche il libro Viso Gym e Lifting che ti fai tu e la gravidanza con la riflessologia plantare in gravidanza e i fiori di Bach. Vi lascio qui sotto i link dove potete vederli, comprarli anche su Amazon Prime e vi lascio anche il link per accedere alla palestra del viso online. È un accesso illimitato e in più sono master del mio corso. Quindi, nel mio corso, nella mia tecnica, e vi lascio anche lì il link per vedere le informazioni. E comunque sono sempre disponibile a chiarimenti, informazioni. Quindi, potete trovare i miei contatti, chiamarmi o scrivermi direttamente su WhatsApp. Allora, questo video lo voglio dedicare alle riniti allergiche perché siamo verso la primavera, anzi siamo in primavera e soprattutto io che ne soffro da quando ero bambina, sento nell'aria questa rinite allergica che non mi permette di respirare, mi si gonfiano gli occhi, ho sempre il naso tappato, ho questo prurito strano nella gola e si può arrivare anche ad avere l'asma come lo avevo io da bambina. Per fortuna non mi è più capitato, però vorrei evitare. Negli anni ho usato molto spesso tutto quello che si usa di farmacologico, no? Quindi delle medicine, gli antistaminici, insomma, che mi hanno un po' aiutata, però mi comportano spesso sonnolenza, mi comportano mal di testa e soprattutto vorrei evitare di usarli per tanti mesi. Quindi sono andata nel naturale e grazie appunto alla riflessologia facciale in questo caso e anche ai fiori di Bach sono riuscita a limitare al minimo l'uso degli antistaminici, proprio nei casi di eccesso fortissimo e magari non ho con me gli strumenti di riflessologia, allora faccio uso del medicinale. Ma se si può evitare, lo evitiamo. E quindi oggi qui vi faccio vedere i punti sul viso da poter trattare. Bisogna iniziare a trattarli se si sa di avere questa rinite allergica, questa allergia alle graminacee, ai pollini, alla parietaria, ma anche al pelo del gatto, pollini in generale, alla fioritura degli alberi. Allora si inizia un pochino prima con questa stimolazione di questi punti, si inizia già un mese prima, quindi già possiamo iniziare verso febbraio-marzo a fare questi punti, a farli tutti i giorni e soprattutto vi faccio vedere il modo di continuare la stimolazione anche per tutta la notte e continuarla per tutto il periodo, per tutta la stagione della fioritura, quindi per tutta la stagione della primavera. Tutti i giorni potete farlo e sicuramente limiterete al minimo l'uso dei medicinali. Va bene? Quindi partiamo subito con la dimostrazione dei punti. Io ho il cercapunti, ok? Se voi non lo avete, potete usare una penna Bic, come spesso faccio vedere nei miei video. In questo caso l'asticella degli occhiali è un po' troppo spessa, quindi direi meglio una penna Bic. E quindi partiamo subito con la stimolazione dei punti. Proviamo con la stimolazione del punto 7, che lo troviamo qui sotto la narice, quindi punto 7, 1, 2 e 3, punto 7 dall'altra parte, 1, 2 e 3. Punto 17, sempre sulla linea del 7, un pochino più esterno, quindi 1, 2, 3, 1, 2, 3. Punto 19, questo è un punto che fa molto male, 1, 2 e 3, basta così. Poi andiamo al 41 che si trova sulla destra, i punti del fegato, quindi sotto. Qui andiamo a sentire, eccolo. Allora c'è il 41, 1, 2, 3 e vicino il 50. Qui sentiamolo, eccolo, lo sento, fa male. 1, 2 e 3. Se volete potete stare anche per 30 secondi. Fa male. Ok, andiamo a prendere
il punto 60 che si trova qui lateralmente. Eccolo qui. 1, 2 e 3. Poi prendiamo il 61 che sono a destra e a sinistra, sono dei punti antinfiammatori, fanno malissimo. 1, 2 e 3, ma molto utili. Questi sbloccano, sono antinfiammatori, quindi 1, 2 e 3. Aia. Poi il 73, questo è ottimo proprio per le riniti allergiche, soprattutto quando colpiscono l'occhio. È difficile trovarlo, allora sentite, eccolo, c'è un piccolo buchetto, lo prendete anche qui, potete stare o muoverlo, oppure 1, 2, 3, destra e sinistra, 1, 2, aia, 3, perfetto, 124. Eccolo qui, questo si sente subito, c'è proprio una montagna. 1, 2, 3 e dall'altra parte, stessa linea. Eccolo qui, 1, 2 e 3 e poi lo 0 che si trova qui, che serve a riequilibrare. 1, 2, 3 e 1, 2 e 3. Perfetto. Quindi questa stimolazione la potete fare tutti i giorni, già prima, quindi già in prevenzione dovete iniziare febbraio, primi di marzo, per chi soffre proprio di rinite allergica, iniziate subito. Adesso vi faccio vedere però come questa stimolazione che avete fatta potete prolungarla tutta la notte mettendo dei semini, ok? Vi faccio vedere l'applicazione dei cerottini in modo tale che si prolunga tutta la notte l'azione per le riniti allergiche, per il naso chiuso, per le allergie da fieno, il raffreddore. È buono anche per il raffreddore quando abbiamo il naso molto molto chiuso, per una situazione di asma, di bronchite, quindi non solo per una rinite allergica, ma questo schema vi servirà anche per tutte queste altre situazioni ed è va benissimo anche sui bambini. Sui bambini magari non usate la punta molto appuntita, ma potete usare anche in questo caso il manico dell'occhiale, ma molto bene perché non scende in profondità e non dà fastidio. Allora adesso prendo i cerottini, che eccoli qua, ve li faccio vedere e poi li preparo. I cerottini, semi di Vaccaria, praticamente li trovate anche su Amazon, magari vi lascio anche per questo il link sotto. Si prendono con le pinzette e vi faccio vedere come applicarli. Lo prendiamo con la pinzetta in questo modo, eccolo, e andiamo subito al primo punto che abbiamo fatto, diciamo che è il punto numero 3, lo vedete sempre nell'immagine. Allora, il punto numero 3 era qui, quindi andiamo, lo applichiamo, ecco qua. Ah, e così una volta che voi premete sopra, praticamente si riattiva ogni volta, quindi così. Andiamo, lo facciamo per tutti i punti. Magari accelero un po' perché altrimenti diventa veramente molto lungo. Più o meno poi i punti li vedete perché si è formato un buchetto quando voi lo avete fatto. Quindi ecco, quindi così. Poi lo andiamo a mettere sul punto numero 7, qui. Punto numero 7. Ecco qua, così ogni volta li premete, si riattivano. Il punto numero 17. In questo modo. Poi il numero 19. Anzi, il numero 19 evitiamo di metterlo perché per la notte è molto eccitante, nel senso che è un punto adrenalinico. Quindi non lo mettiamo al punto 19, andiamo direttamente al punto 41. Punto 41, tra l'altro, molto utile. 41 perché sono i punti del fegato, quindi stiamo andando anche un pochino a detossinare ed aiutare il fegato. Punto 41, punto 50, eccoli qua. Poi mettiamo il punto 60. Qui. Ecco qua, il punto 61,
che sono da tutti e due i lati delle narici. In questo modo. Eccoli qua. E punto 73 che è qui. Così. E poi i 124, sì, che fanno un pochino male, che è qui, no? Un pochino più giù, eccolo. E poi per ultimo mettiamo gli zeri. Perfetto. Allora, questi sono tutti i punti che abbiamo trattato prima col cercapunti. Adesso, praticamente, grazie al seme di Baccaria, l'avete visto, no? Quel puntino, questi puntini qui, sono praticamente continuano la stimolazione per tutta la notte. Quindi questo lo dovete ripetere per tutta la notte. Ah, questi fanno malissimo. Li stimolate, ogni tanto, durante la notte no, continuano la stimolazione da soli. Ed ecco qua. Che lo potete fare tutte le notti. Poi, oltre a questo metodo, vi faccio vedere anche l'olio essenziale, scusate, e i fiori di Bach. I fiori di Bach per eccellenza per quanto riguarda le intolleranze, le allergie e Bitch, che tra l'altro aiuta anche le personalità quando non c'è armonia, in questo caso energetico, le persone sono quelle che criticano tanto, che sono intolleranti al prossimo, che hanno sempre appunto la critica pronta, che non gli sta bene mai niente. Allora, quelle persone là sono bitch, il lato diciamo disarmonico, quando non sono più in armonia. Però in questo caso proprio questa intolleranza verso gli altri viene riportata anche alle intolleranze anche alimentari, quindi intolleranza allergie, quindi bitch in questo caso è un rimedio molto valido come fiori di Bach per le allergie, per le rinite allergiche, per l'intolleranza in generale, anche in questo caso per le allergie alimentari. Quindi avete diversi metodi, tra l'altro quindi questo abbiamo detto, la stimolazione dei punti tutti i giorni, mettete i cerottini la sera, usate i fiori di Bach, in questo caso Beach va benissimo, potete prenderlo anche tutti i giorni, 4 gocce per 4 volte, i fiori di Bach vanno sempre presi 4 per 4, sotto la lingua in questo modo sono, non hanno contraindicazioni, vi dicevo, non hanno controindicazioni, possono essere presi 4 volte al giorno per 4 volte, sotto la lingua, 4. Va bene così, potete bere subito dopo, ma va molto bene fare tutto questo schema più il fiore di Bacca. Fatemi sapere, iniziate subito perché in prevenzione comunque già il periodo c'è, lo potete fare. Fatemi sapere nei commenti se volete appunto informazioni in più, scrivetemi, chiamatemi, mandatemi dei messaggi WhatsApp. E, per tutte le informazioni sui corsi, sui vari libri, tutto quanto, vi lascio tutti i link, vi lascio anche il link per acquistare i semi di Baccaria, vi lascio tutto qui sotto e voi fatemi sapere come vi sentite e come va la vostra allergia. Alla prossima, grazie!